Anche a Cosenza, così come in tutta Italia, è stato celebrato il 172esimo anniversario della fondazione della Polizia. Una ricorrenza importante che è senza dubbio un riconoscimento al lavoro svolto da donne e uomini al servizio dei cittadini. Sono passati infatti 172 anni da quando nel Regno di Sardegna nacque il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, voluto dal re Carlo Alberto con la legge del 10 aprile 1852. E proprio questa data, ovvero il 10 aprile, da qualche anno è diventata la ricorrenza in cui si celebra l'anniversario, che in precedenza veniva festeggiato in giornate diverse. La storia della Polizia parla di un continuo rafforzamento di organiche e di precise specializzazioni che si sono succedute dall'Unità d'Italia in avanti. La riforma dell'81 poi ha sancito il passaggio da corpo ordinamento militare a corpo ordinamento civile. Oggi sono poco meno di 100.000 gli uomini della Polizia che lavorano in tutta Italia, sintomo chiaro della presenza capillare in tutto il territorio nazionale, così come racconta bene il motto «esserci sempre». Per quanto riguarda le celebrazioni, a Cosenza, assente per motivi di salute il questore Giuseppe Cannizzaro, è stato il vicario Ferruccio Martucci a fare gli onori di casa e ad accogliere gli ospiti e soprattutto il prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella. Nel corso della cerimonia sono state conferite le onorificenze ad agenti della Polizia che si sono distinti in particolari operazioni.